Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di caschi. Siamo il 27 dicembre, tra tempo che è veramente brutto, pioggia o quella pioggerellina fine che dà fastidio, non riesco ad uscire in moto, quindi non mi rimane altro che fare un bel video qui nel mio salotto come sempre. Ma prima di iniziare, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, anche su YouTube, e poi andiamo con la sigla. Qui con me ho il mio amato Simpson Venom. Ormai sono 3 anni che lo sto usando, mi ha dato grandissima soddisfazione, è un casco veramente super adatto per moto tipo Clair Style, Harley Davidson. Purtroppo questo casco ha 3 anni e è diventato molto rumoroso, non che prima era super silenzioso, ma adesso è veramente quasi importabile. Non lo so, probabilmente c'è qualche difetto qui nella visiera, che quando vado in viaggio e sono sui 70-80 km/h entra il vento, non fa paura, mi rimbomba tutto nelle orecchie. Anche la gomma piuma interna si è molto ormai afflosciata, quindi quando me lo metto il casco tende parecchio a muoversi, ha perso diciamo tutte le sue proprietà. Mi dispiace tanto perché il casco è veramente un casco spettacolare, però purtroppo ho deciso di fare un nuovo acquisto. Vi lascio a questa piccola clip. Sono 6 mesi che guido sta astronave e nessuno si è accorto che non vedo un cazzo di niente. Bene così, il lato è oscuro. Arincoglioniti, son nuvole, mica culi, giratevi. Babbo Natale, scendi da sto camino. Tanto cazzo sta cacciando. Arrivigliate, beh. Forse avete già capito di cosa si tratta, ma adesso ve lo faccio apparire qua. Eccolo qua. Come vedete, c'è scritto Star Wars. La clip di prima probabilmente vi ha fatto capire che tipologia di acquisto ho fatto. Ve lo faccio vedere da qua. Sì ragazzi, ho fatto questa pazzia perché era tanto tempo che mi piaceva tantissimo l'estetica dei caschi Rurok. Siamo arrivati alla versione 4.0 carbon. E diciamo, le recensioni che ho visto, vabbè, c'è chi dice non è perfetto, c'è chi dice è perfetto, ma alla fine ho detto io ve lo compro perché è troppo bello esteticamente. Anche perché il casco della Simpson con la mia moto nuova, la Fast Journey, il colore non è che si addice tanto. Quindi ho deciso di fare questo grandissimo cambiamento. Ma vedrete che tipo di casco ho comprato. Facciamo l'unboxing. Allora, la scatola è bellissima, si apre così. Dentro c'è ancora un pannello che ora si è aperto. Lo apriamo così e tiriamo fuori intanto il casco. Prima di farvi vedere il casco, vi faccio vedere gli accessori che sono compresi nella scatola. Una visiera trasparente e nel casco abbiamo una visiera nera. Però io, per fare ancora di più il tamarro, ho preso un'altra visiera che dopo vi farò vedere. Naturalmente per fare video con la GoPro attaccata qua, ho acquistato anche il cam mount. È un supporto per la GoPro che si attacca praticamente sulla mentonera del casco. Leviamo di mezzo la scatola e andiamo a levare il cappuccio del casco, così ve lo faccio vedere. Siete pronti per vedere il mio casco nuovo? 1, 2, 3. Eccolo qua, Atlas Carbon 4.0 Star Wars, la versione Sturmtruppen. Io questo casco è veramente troppo bello. Guardate un po', bianco, leggermente avorio, con questi particolari azzurri che riprendono diciamo il colore della mia moto.
Qui abbiamo le aperture per far passare l'aria, entrano da qui e scappano da qui fuori. Ragazzi, io non so che dirvi, ma a me questo casco mi fa veramente impazzire. Ve lo faccio vedere con una piccola clip cinematografica. Beh, cosa ne pensate? Mi piace ragazzi, io lo adoro questo casco. Ma come avevo detto, prima avevo preso un'altra visiera. Eccola qua, che è pronta da installare. Vi faccio vedere come si installa la visiera in questo casco. È veramente super semplice. Cosa bisogna fare? Non bisogna fare altro che svitare questo bulloncino qua. Facciamo la stessa operazione nella parte di qua. E poi tiriamo la visiera. Naturalmente la visiera allo spazio apposta per il pin lock. Prendiamo la nuova visiera, la apriamo . Ha ancora l'adesivo sopra, ma ho già messo all'interno il pin lock, quindi non ci rimane altro che mettere la visiera. Semplicissimo. La mettiamo prima da una parte, la incastriamo, stessa cosa facciamo qua. Dovete sentire il click e rimettiamo i due tappini, uno, due. E avvitiamo. Non ci rimane altro che scoprire la visiera, che è sicuramente, come avete già pensato, capito, abbinata alla moto. Siamo pronti? E questo è il momento più bello, spellicolare. Quanti di voi vi piace spellicolare le cose nuove? Vai con lo spellicolamento della visiera che ho comprato. Wow! Visiera, non so se si vede dal video, iridescent blu, praticamente ha questo colore cangiante sul blu. Dal video sembra che sia nera, però in realtà è blu. Non so se riuscite a vederla. Sì, forse da qui sì. Naturalmente sono in casa con le luci, non si vede super bene, però ragazzi, io questo casco lo adoro, è spettacolare. Allora, io in questo caso ho acquistato la taglia SM, ho preso le misure come era indicato nel sito. In realtà, essendo nuovo, mi sta un pochino strettino, però qui in questo casco qui c'è la possibilità di togliere dentro i guanciali questi laterali,
degli spessori, quindi io ne toglierò uno di qua, uno di là, per avere leggermente meno pressione sulle guance. Poi per il resto è perfetto. Quindi fate attenzione se lo volete acquistare, misuratevi bene la circonferenza della testa, la dimensione della vostra testa, perché non sono proprio ben precise le taglie di questi caschi Rurok. Anche l'apertura della visiera è molto migliorata, è un pochino dura, bisogna farci un po' l'abitudine, però ha, diciamo, gli scatti perfetti per la chiusura ermetica del casco. Qui, come vedete, abbiamo apertura e chiusura per la ventilazione, naturalmente anche qui davanti abbiamo la possibilità di chiuderlo e di aprire. Ragazzi, non mi rimane altro che dirvi che il prossimo video sarà lo smontaggio di tutti i cuscini interni per l'installazione del mio Midland R1 Advanced, l'interfono che avevo montato nel casco della Simpson. Vi farò vedere anche gli interni, come sono ben strutturati e la qualità interna dei cuscini. Come vedete, anche qui abbiamo tutti i cuscini, in più questa palpebra qui interna che dà ancora più protezione nei mesi un pochino più freddi. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate del casco, scrivetemi nei commenti se vi piace. Lo so, è un casco molto particolare, dal disegno molto particolare, ma a me mi fa veramente impazzire. I caschi della Rurok per me sono esteticamente i più belli che ci siano. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete approfondire questo argomento, fatemi sapere se vi piace, ci vediamo al prossimo video. Ah, non mi ricordavo, questo video sarà pubblicato tra Natale e Capodanno, quindi chi lo vedrà prima di Capodanno vi faccio auguri di buon fine anno, chi lo vedrà dopo vi faccio auguri di buon inizio anno. Ci vediamo probabilmente al Motorbike Expo a Verona e vi darò qualche feedback per quanto riguarda il casco e naturalmente la mia moto. Ciao ragazzi, alla prossima! Non arrivato, distruggerò il tuo urano! Vieni con me, pralinato! Adesso ti picchio le palle! Il mio segnale lanciare Cocomè! Ricevuto, caporale! Che cazzo ha detto? Chi è quello?